Buongiorno, sono Luca Cotini. Oggi vi presento la ricerca su Sebastiano Romano e nello specifico sull'installazione del 2016 alla Torre Velasca. Iniziamo con un inquadramento sulla figura di Sebastiano Romano che si forma come scenografo a Milano, tra l'Accademia di Brera e la scuola, il centro di formazione professionale del Teatro della Scala, e fin da subito ha l'occasione di lavorare con grandi scenografi italiani come Luciano Damiani o Vittorio Rossi. Nella sua carriera poi lavorerà e realizzerà importanti allestimenti e scenografie per grandi teatri italiani come l'Arena di Verona piuttosto che il Teatro alla Scala e nel 2006 inizierà anche quell'esperienza legata a installazioni luminose. In questa linea del tempo possiamo vedere le fasi salienti, diciamo, dell'opera di Sebastiano Romano e del lavoro. Quindi, dalla formazione all'esordio, mostre ed eventi per il Museo Teatrale tra l'80 e il 97 fino ad arrivare al 2006. La ricerca è appunto incentrata sulle sue installazioni luminose, soprattutto perché era interessante il suo rapporto con il teatro, che poi andrà ad influenzare le ultime opere. Lui realizza sempre installazioni su spazi urbani o siti storici, trasformando le facciate, i palazzi, le piazze in palcoscenici che coinvolgono lo spettatore. Prima di arrivare alla Torre Velasca, ho inserito all'interno della ricerca alcune installazioni che si muovono nella stessa direzione. Quindi abbiamo la prima opera, che è quella realizzata sempre a Milano, al Castello Sforzesco, che si compone di due parti: un'installazione luminosa sulla facciata e un'installazione interna nel cortile che diciamo trasforma la facciata del loggiato in una specie di grande schermo dove vengono proiettate immagini di gusto legato alla Belle Époque. Poi installazioni in siti storici come nel borgo di Rovereto, dove attraverso questa luce blu trasforma gli spazi della città, e nello stesso modo anche a Bergamo, dove attraverso immagini di nature e effetti cromatici va a trasformare la piazza in un grande ambiente immersivo che coinvolge e attira lo spettatore. Per quanto riguarda invece l'allestimento interno, abbiamo alcuni esempi, tra cui quello al Festival Umberto Giordano di Baveno, dove realizza questo spazio blu come se fosse immerso sott'acqua, e parlando anche con l'artista, due allestimenti importanti per lui: quello con il regista Righi Ferrero a Torino, che è il primo esempio di utilizzo delle vele di Sebastiano Romano, e il secondo invece legato, che ha un legame affettivo con l'artista perché è legato alla ricostruzione della Scala dopo il bombardamento. Per quanto riguarda il progetto di Torre Velasca, che è un progetto nato nel 2015 con Unipol Sai come committente, la base del progetto era quella di trasformare o di riportare la Torre Velasca ai vecchi splendori, quindi di far tornare la torre un centro culturale, un centro, diciamo, di aggregazione per la città. Attraverso anche l'intervista sono emerse le problematiche, le complessità di un intervento su una scala molto ampia, quindi a livello urbano, e quindi abbiamo la committenza, cioè la necessità e i bisogni della committenza, i regolamenti, la tutela dei beni storici legati alla sovrintendenza, poi abbiamo il Comune di Milano, l'occupazione del suolo pubblico, la sicurezza e inoltre anche le lamentele dei cittadini, perché illuminare uno spazio del genere significa poi andare a influire sulle residenze intorno e i diritti d'immagine legati all'utilizzo di riferimenti storici. L'intervento si compone di due parti: l'intervento esterno, che è composto da un'illuminazione della facciata centrale e dei contrafforti, poi abbiamo una seconda parte legata alla vetrata del primo piano, e la terza invece è l'illuminazione del suolo. Per quanto riguarda la prima parte, è composta da questo trama che va a colorare la facciata. E qui abbiamo una scheda tecnica con i macchinari. Tutto è stato nascosto, tutti i macchinari sono stati nascosti all'interno della struttura portante della torre in modo tale da creare un effetto magico all'interno. Sono stati utilizzati quattro
testa mobili bimotorizzati, che sono in blu, e 6 sagomatori che invece davano il colore ai contrafforti. La seconda parte è legata al piano in basso e sono delle diffusori posti all'interno che creavano effetti cromatici lavorando insieme al vetro smerigliato. Mentre per quanto riguarda il suolo antistante abbiamo questo gioco con il soffitto e anche questo movimento a terra che ha dei sagomatori. Per quanto riguarda il percorso progettuale, anche grazie a Sebastiano Romano, ho avuto queste immagini che raccontano l'idea iniziale del progetto, quindi con queste trame che sono riprese da un dipinto di Dorazio, alcuni rendering, sia della parte esterna che della facciata. Per quanto riguarda invece l'interno, questo spazio espositivo è uno spazio caratterizzato da queste vele che vanno a raccontare la storia e il clima culturale intorno alla torre. Quindi è una memoria frammentata che si ricompone nello spazio. Per quanto riguarda i materiali, abbiamo 10 vele che vanno a spezzare lo spazio, 4 proiettori e 10 proiettori LED. Nello studio poi ho avuto accesso anche ai modellini e un altro componente fondamentale è la musica, infatti l'installazione doveva ospitare poi dei concerti. Questa è la video intervista, dura un po', però
Cioè, magari solo un estratto, dura 8 minuti. Sono 2 ore e 40 di intervista, però. Ho tagliato fino ad arrivare a 8 minuti, ma comunque La prima cosa, ovviamente, dal sopralluogo nasce l'idea perché il luogo ti suggerisce subito quello che devi fare. Ovviamente io avrei voluto illuminare tutta la torre, però poi ci sono anche i problemi finanziari. Loro ci hanno imposto anche dei limiti di budget che non potevamo superare. Per cui all'inizio abbiamo avuto invece un lavoro che è fatto insieme anche con gli architetti della SAI, della società, con gli ingegneri. Quando affronti un problema del genere, c'è cioè un palazzo storico così, ci sono mille problemi. Quindi non è stato facile, è stata abbastanza articolata, perché poi c'è per esempio l'impatto luminoso. La regione ha fatto proprio tutte le normative, per cui bisogna stare attenti a che tipo di proiettore si usa, con quali raggi. Per evitare tutti questi problemi, lì la torre ha una struttura di sostegno con tutte delle putrelle di ferro che come se l'abbracciasse, l'hanno fatto probabilmente un problema di staticità. Quindi, insieme al pool interno abbiamo verificato un po' tutte le cose. Allora, il problema è quello di fare intanto una illuminazione che non si vede la sorgente, quindi assolutamente era una sua magia la cosa. Quindi abbiamo sfruttato le putrelle come struttura portante e abbiamo usato delle teste mobili a LED, che sono la nuova tecnologia, diciamo. Erano posizionati tutte sopra, per cui non si vedeva, il pubblico non vedeva, e abbiamo utilizzato anche sagomatori. Sagomatore significa che ti può disegnare la luce, no? Cioè, noi prima avevamo il sagomatore, il globos, cioè tutti separati, adesso queste macchine tutte insieme. Per cui ci sono, è un dispositivo anche elettronico, per cui all'interno puoi mettere un dischetto con questi globos, che sono dei disegni praticamente, che prima erano molto elementari, erano come delle ombre cinesi, adesso è molto più sofisticato. Abbiamo scelto però, poi già in dotazione le macchine, che sono dei disegni, degli effetti, ho scelto questo che mi sembrava quello più bello, questi flash, un po' così. Allora loro mi hanno proposto dei disegni che avevano già dentro nella macchina, ogni macchina ne può avere 6. Allora abbiamo scelto quello che mi sembrava più giusto, più geometrico, così che funzionava. Li abbiamo provati proprio lì, il bello di queste macchine che sono, e allora puoi vedere subito l'effetto. E allora tra tutte abbiamo scelto questa che era quella più giusta graficamente, perché anche il colore. Con certi disegni, per esempio, viene più sfumata, meno incisiva, quindi bisognava trovare l'equilibrio tra colore e disegno. Erano 6 circa, spalzati 2 un po' più avanti perché facevano la facciata, erano 4, facevano questo incrocio, e poi 2 invece più grossi che illuminavano radente la parte esterna. In un primo momento io volevo creare anche del movimento, poi il colore, io volevo cambiare il colore, siccome il blu è il colore del logo, volevano tenere questo segno. L'altra cosa interessante è che volevamo illuminare questa parte qui. Allora, sopra i davanzali delle finestre abbiamo messo le barre LED. I vetri erano coperti da una tela satinata quasi, no? Per cui veniva fuori un effetto uniforme. Quindi c'erano le barre LED all'interno del sale. Qui sotto avevamo posizionato per creare questo gioco, come ti dicevo, le barre LED nelle strutture, e poi nell'americana abbiamo posizionato invece dei piccoli sagomatori, poco invasivi, che andava a creare dei triangoli a terra, e l'altro centrale è il sagomatore per la parte centrale. Invece abbiamo messo tutte le barre di LED sfruttando la struttura che c'è già. Abbiamo messo solo questa americana, questa è stata aggiunta per fare gli effetti a terra e mettere il videoproiettore per il logo, e poi abbiamo messo questa sagomatura che disegna questa luce qui. E invece tutte le barre LED per disegnare il soffitto che ha creato questo gioco, no? Per cui vedi, è importante andare verso l'architettura stessa. Abbiamo messo quindi due videoproiettori, questi schermi, e qui in sequenza ho montato dei video apposta con un po' la storia della torre. Ho
ho usato sempre un po' le mie vele, ho sempre amato pensare allo spazio, in modo che tu lo moltiplichi e la suggestione diventa più forte, cosa che aveva fatto Fontana con i dipinti, no? Bisognava considerare questo allestimento in funzione anche di altri eventi, cioè di mostre, concerti. Allora l'idea è stata quella di muovere lo spazio con le vele, che volendo poi si potevano staccare, poi rimettere. Tutto l'interno l'hanno risistemato loro, che avevano un'azienda stessa che aveva fatto la mostra precedente, e quindi hanno ridipinto, diciamo, era tutto un grigio, no? Un bel colore, sai, quei grigi un po' caldi. E poi queste vele bianche. E poi ho fatto mettere qui un'americana che diventava tutta la sede per la tecnologia. Poi abbiamo fatto un totem qua, che era in uno spazio dove non andava il pubblico. E qui ho messo uno spot nell'americana, all'estremità dell'americana, che andava a disegnare questo. E poi ho messo, oltre ai videoproiettori, anche dei piccoli spot, piccolissimi, sagomatoni, perché ho fatto dei disegni proprio come delle tracce luminose e serviva anche a illuminare un po' il percorso, no? Ma la cosa bella che vedi qui, hai questo gioco di sdoppiamento, per cui la proiezione, quando la proiettavi intera, una parte finiva sulla parete di fondo, una parte, e quindi si creavano da vari punti di vista delle suggestioni un po' prospettiche. Era fatto semplicemente che c'era questo spot, due spot, uno che creava questo taglio di luce bianca e l'altro l'effetto, perché in fondo abbiamo fatto un po' la storia delle immagini. Sulle vele c'erano questi frammenti, queste schegge di memoria, era il clima culturale di quell'epoca, insomma tutta la nostra creatività degli anni 60, no? Quindi tutti questi video, queste cose sono state fatte con questo materiale, però con questo segno che gli ha dato una contemporaneità, cioè come una memoria che ritorna a frammenti, no? E ti ricompone uno spazio. Quindi alla base c'è una ricerca, quindi di quel momento che era la moda, il design, l'architettura, la musica, tutto quanto. Era piacevole perché tu entravi e vedevi un po' questa sequenza di immagini, poi ti concentravi su uno, però potevi anche vederli insieme, perché appariva il viso qui, poi appariva la cosa lì. Io ho scelto una musica pertinente dell'epoca, perché dell'autore, e ho messo delle musiche di Gaslini, perché proprio tra l'altro era quell'epoca lì. Gaslini è una cosa un po' più raffinata, più d'altro tempo, mentre poi ho messo invece del jazz, era tutto jazz, diciamo, due contemporanei. Grazie.